Il 14 dicembre del 2006, Monsignor Antonio Santucci, vescovo emerito di Trivento, presiede una liturgia eucaristica alla presenza del 32° stormo dell'Aeronautica Militare di Amendola, Foggia, in preparazione al Santo Natale. La grande risposta all'amore di Dio da parte della Vergine di Nazareth e di Padre Pio sono al centro della sua riflessione. Ecco, un momento di riflessione su questa luce che il Signore ci dona, la Sua parola, lampada ai miei passi, è la Tua parola, o oh Signore. Innanzitutto ci rivela la misericordia infinita di Dio, che è totalmente amore, ma un amore pieno di misericordia, perché noi creature umane, come dice anche la Sacra Scrittura, siamo poveri esseri, a volte siamo anche cattivi, brutti, come vermiciattoli che ci lasciamo ingannare dalle passioni, dal demonio. Ma Dio ci ama con cuore di padre e di madre, con amore immenso, sconfinato, perché ci vuole trasfigurare, vuole che ci rendiamo conto che vuol far sì che noi siamo figli suoi, nella pienezza proprio della partecipazione alla sua stessa divinità. E per questo già il profeta annuncia che verrà un germoglio dal tronco, dalla radice di Jesse. Jesse era un uomo del Vecchio Testamento, il papà di Davide, ma era un povero contadino. Però il Signore ha scelto che da lui, ecco, nasce Davide, Davide sarà il re più grande del popolo di Israele. E quindi Gesù è chiamato anche figlio di Davide. Però, vedete, il profeta dice, nasce dal tronco di Jesse, cioè dall'umiltà, dalla povertà, dalla semplicità. Che Dio, ecco, nascendo dalla Vergine Maria, come ci diceva anche l'Apostolo Paolo scrivendo ai Galati, Gesù è vero uomo perché è nato da donna. E chi nasce da una donna ha la natura umana. Quindi Gesù che è figlio di Dio, che dall'Eterno è colui che ha creato il mondo e che si fa piccolo bimbo nel grembo di questa umile fanciulla. Il tronco di Jesse, una famiglia umile, di onesti contadini, Maria, una fanciulla umile, casalinga di Nazareth. Ma cosa c'è di grande? C'è questa risposta all'amore di Dio, e questo specialmente in Maria. Maria che viene salutata piena di grazia, cioè piena di questa partecipazione dell'amore di Dio a cui lei risponde. E questo non ci deve meravigliare. Stiamo qui nel tempio dove San Pio è diventato un grande santo. E come è diventato un grande santo? Proprio perché ha risposto con umiltà, con sincerità all'invito di Dio. Ora, se Dio ha operato cose così mirabili nella persona di Padre Pio, quanto più ha operato in Maria, davvero grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, in quest'umile fanciulla che però risponde con totalità all'amore di Dio. E chi è che ama Dio? Colui che fa la volontà del Padre. Mi ama colui che osserva i miei comandamenti, dice il Signore. Ed ecco, infatti, la Vergine Santissima, proprio in quest'umile casetta di Nazareth, dove Gesù non è nato, sappiamo, è nato a Betlemme, lo mediteremo il giorno di Natale, la notte santa, ma la sua vita è vissuta, sì, da piccolo, da bimbo, dopo la fuga in Egitto, la famiglia di Nazareth è tornata a Nazareth, quindi in quest'umile casetta che poi veneriamo a Loreto. È lì che, ecco, il Verbo si è fatto carne. È lì che Gesù ha iniziato il suo cammino di creatura umana, imparando ad amare Dio come un uomo, ma specialmente anche imparando il lavoro. L'umile operaio, l'umile artigiano, è figlio di Giuseppe, l'artigiano, così lo chiamavano gli abitanti di Nazareth. Quindi vedete quanta umiltà, quanta semplicità in cui Dio opera meraviglie.
Ma appunto questo avviene quando noi rispondiamo all'amore di Dio, facendo ciò che piace al Signore. E questo è un fatto fondamentale. Riconoscere che Dio è nostro Padre, che Dio è nostro Creatore. E quindi noi ci realizziamo come persone umane, in qualunque condizione ci troviamo, in qualunque missione ci è data da compiere, noi ci realizziamo pienamente solo se cerchiamo di conoscere la volontà di Dio, questa volontà amorosa di Dio, e ci impegniamo a fare ciò che piace al Signore. E allora noi realizziamo il bene, realizziamo la pace, realizziamo il progresso, anzitutto della nostra persona, ma poi della famiglia, e poi della grande famiglia che è la patria. Gesù amava anche la sua patria, piando su Gerusalemme, prevedendo i disastri che le sarebbero accaduti proprio perché si ribellava alla volontà di Dio, perché chiudeva gli occhi alla parola di Dio. E quindi Gesù amava la patria, anche noi dobbiamo amare la patria, nel consenso di tutti i popoli, ma dobbiamo, come amiamo la famiglia, amiamo la patria. Però il vero amore è quando noi lo viviamo nella luce di Dio. Perché se noi ci lasciamo ingannare dal nostro orgoglio, dal fatto che diciamo ma noi siamo persone intelligenti, siamo persone brave, lo sappiamo noi quello che dobbiamo fare, fratelli e sorelle, se non c'è la luce di Dio, noi cadiamo nelle cose più tristi, più cattive, e che possono produrre danno anche alla propria famiglia, alla propria missione. È nella luce di Dio, è in questa umiltà, in questa semplicità con cui apriamo il nostro cuore come la Madonna. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, il rovescio proprio di Lucifero, da cui è venuto il male, la ribellione a Dio. Io sono come Dio, quindi non ho più bisogno di Dio, perché io sono Dio, sono come Lui. E di lì è venuta poi la caduta degli uomini, e di lì tante guerre, tante iniquità, tanti dissidi anche nell'ambito della famiglia. Quante volte, fratelli e sorelle, la famiglia che deve essere un'oasi di pace, un paradiso sulla terra, un raggio di sole dove si ritrova la pace, la serenità, la fiducia di andare avanti, la stessa famiglia diventa un arido deserto, una solitudine. E perché? Perché ci siamo allontanati da Dio. Non viviamo come la Madonna nella luce di Dio. Si faccia di me secondo la tua parola. Beh, fratelli e sorelle, io finisco, mi congratulo con voi, mi allieto della vostra missione e cercate di farla sempre in modo che la nostra patria possa essere sempre rispettata, onorata nel consenso dei popoli, ognuno per la propria parte, con la propria piccolezza, ma con tanta generosità. Mi auguro specialmente per le vostre famiglie un Natale di pace, di serenità, di gioia, di speranza che non delude, perché Dio ci ama, Dio ci vuol bene, Dio ci vuol salvare. E per questo però dobbiamo fare come la Madonna, la quale ascoltava la parola di Dio, la quale rifletteva sui fatti della propria vita quotidiana per lasciarli, illuminare, per lasciarsi guidare dalla parola di Dio. E quindi meditava questa parola, la conservava nel cuore e la viveva. Ecco, anche noi. Avete scelto questa Madre Celeste come vostra patrona perché vi si avvicina in tutti i pericoli, vi liberi da ogni avversità, ma specialmente perché la Madonna vuole essere il modello con cui noi serviamo il Signore nel posto dove ci ha messo, con umiltà, con semplicità, ma con molta generosità, con molta gioia, con molta fiducia, perché il Signore non ci abbandona. E anche quando il nostro cuore si sentisse gravato dal peccato, Dio è misericordia. La Madonna ci insegna che il suo cuore immacolato però è il cuore di una madre che vuole ridonarci lo splendore
della grazia di Dio, e che questa grazia risplenda sulle vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.